richiesta. È stato ventilata anche questa ipotesi che io personalmente valuto molto favorevolmente. È chiaro che nessuno del gruppo ha, ha qualcosa da ridire sull'iniziativa, anzi la votiamo molto convinti. Bene, altri? Allora, leggo il testo. Si conferisce la cittadinanza onoraria del comune di Sala Baganza ai giornalisti che ho elencato prima, che con la loro attività professionale assicurano il diritto alla libertà d'opinione ed espressione nel loro paese, il Myanmar, sancito dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. Il loro esempio, che si ispira ai valori universali della democrazia, ha un profondo significato educativo per l'intera comunità di Sala Baganza e per le nuove generazioni in tutto il mondo. Metto ai voti anche questa delibera. Chi vota a favore è pregato di alzare la mano. L'unanimità. Scusate, ma stavo dimenticando l'immediata esecutività dell'atto. Grazie. Di nuovo unanimità. Sì. Allora, al punto numero 5 abbiamo l'interpellanza del Movimento 5 Stelle relativo alla nostra acqua pubblica. Lo vuoi leggere tu? Sì. No, 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 adesso ve le distribuisco, abbiamo le coppie, sia per quella sulla scuola materna che per questa. Il gruppo consigliere distante chiede notizie della fontana di acqua pubblica e le domande nello specifico sono: si chiede di conoscere quali siano i tempi di ripristino della fontana, quali siano stati finora i costi sostenuti dal comune per il servizio e un'analisi aggiornata dell'acqua all'atto dell'eventuale riattivazione. Leggo la risposta. In merito all'attivazione desidero precisare che la fontana fu convintamente voluta dall'amministrazione proprio per cercare di diminuire il consumo di bottiglie di plastica, come in premessa diceva anche Distante, e per incentivarne il più possibile l'uso non abbiamo applicato alcun costo a carico degli utilizzatori. Dopo circa 2 anni di utilizzo della fontana abbiamo ritenuto corretto rinegoziare i costi di manutenzione e quindi è stata indetta una gara relativa alla quale la ditta costruttrice della fontana non ha partecipato. In seguito venivano riscontrate delle possibili criticità nella costruzione della stessa fontana, per cui stiamo attualmente valutando la possibilità di adire a vie legali per superare le problematiche che purtroppo sono state riscontrate. Quanto prima relazioneremo in merito al proseguo di questa vicenda e lavorando per attivare al più presto il servizio nella piena convinzione dell'utilità dello stesso, perché ne siamo ancora convinti, non abbiamo mica cambiato idea. E per rispondere nel merito, allora, i costi di costruzione furono 28.829 euro, compreso il costo della macchina e gli allacci e quant'altro fatti direttamente. E i costi di gestione per gli anni 2011, 2012 e 2013 21.664, per manutenzioni straordinarie 1.178 euro. Precisiamo che nel momento della costruzione, dell'installazione, c'erano stati 12.500 euro di contributo di ATO e una sponsorizzazione della stessa ditta costruttrice per 8.880 euro. Quindi i 28 vengono decurtati di queste due cifre.
È ovvio, l'ultima risposta, anzi la penultima, è ovvio che le analisi verranno eseguite prima della riattivazione e anche durante il funzionamento della stessa, come sempre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge 142 del 2006, parte terza, e dall'articolo 8 del decreto del 31, numero 31 del 2001. Per i tempi però al momento non siamo in grado, purtroppo, per le precisazioni che ho fatto in premessa, di dare tempi certi. Spero che siano brevi. E vi passo le copie. E mentre per l'ultimo punto, almeno sembra di ricordare che fosse l'ultimo, ho già letto prima la risposta relativa. Vi passo le copie che dovrebbero essere nelle carpette del segretario. No, se le troviamo le... Ma sei giovane. Grazie e anche nell'altra. Ce ne dovrebbe essere qualcuna anche per il gruppo. Sì, sì, adesso gliela passiamo. Ma questo gli faccio passare io. No, era la risposta di una pagina. Dietro, cioè questa è della Azzolini. Allora, aspetta che magari... Bene, quindi a questo punto ringrazio tutti, il Consiglio Comunale è finito. Non so